Salve e benvenuti in un nuovo video di Lorenzo Brucci Technology. Ho questa schermata qui davanti, non per caso, ma perché vi voglio far vedere alcune cose. Allora, stavo cercando un po' su internet le mie solite cose da smanettone e ho visto, mi è comparso su YouTube, sull'home di YouTube, un video che parlava di un virus per PC che lo potevamo comandare noi tramite un link. Si scaricava, si creava tipo una stanza dove entra il PC e poi l'altro PC, quello che deve comandare, entra in quella stanza e comanda l'altro PC. Quindi, e questa stanza si chiama il client. E appunto, ora andremo a vedere sia qual è questo virus, tra virgolette, sempre, perché non fa nessun danno, potete solo comandare il PC degli altri. Però avviso, non potete andare a prendere le cose digitate dalla tastiera oppure quello che cliccano o altre cose, solo però potete comandare alcune cose che ora andremo a vedere, non tutte però. Ecco. Cerchiamo DOSRAT su Google. Il primo risultato è quello di GitHub. Clicchiamo su code, download zip, boom, pesa circa 15 megabyte, boom. Poi selezioniamo questa, estrai in, io già l'ho fatto, desktop, io la metto, vabbè, comunque a me mi dà la sostituzione del file perché io già ce l'ho, comunque voi estraetela dove l'avete, lo potete estrarre anche con 7-zip oppure anche con l'estrazione di file zip direttamente quella di Windows. Allora, andiamo sulla cartella DOSRAT, andiamo ad avviare con questo file che è DOSRAT.exe, quindi l'applicazione. Ok, allora ci troveremo in questa schermata iniziale. Andiamo a premere 1, poi andiamo sul per creare un client. Però prima, io già ce l'ho disattivato, però dovete andare a disattivare Microsoft Defender oppure Microsoft Defender più gli altri antivirus che avete. Non so se avete ESET, Avast, sia quello free o quello anche acquistato o altre cose. Andiamo su aggiornamento e sicurezza, sicurezza di Windows, protezione da virus e minacce. Poi andiamo su gestisci impostazioni, qua da voi sarà attivo ma voi disattivatelo. Vi ripeto, è un virus controllato da noi, e dico da noi, quindi non può fare nessun danno. Poi andiamo a premere M perché era un client. Ora andiamo sul prompt dei comandi, anche senza diritti amministrativi, quindi cercate prompt dei comandi, via. Andiamo a digitare ipconfig. A me mi spunta tutta questa lista così lunga, ma voi dovete andare a prendere solo una. Se siete smanettoni come me, avete a che fare con le macchine virtuali, ve ne troverete di più. Però se siete, avete utilizzato diciamo il computer senza smanettare in alcune cose, ve ne comparirà uno o due. Intanto, per verificare quale scheda di rete stiamo andando a prendere dell'indirizzo IP, dobbiamo andare a leggere il suffisso DNS specifico per connessione. Se avete intanto una rete Vodafone come la mia, si chiama station della maggior parte delle volte. Ovviamente quello che dobbiamo andare a prendere è indirizzo IPv4. Mi raccomando, non lo date a nessuno perché è veramente privato, perché si accede al PC e molte cose si possono fare avendo l'indirizzo IPv4 del computer. Andiamo a digitare invio. Scegliamo la porta da usare, la possiamo anche cambiare, ma io vi consiglio caldamente di lasciarla la porta 555, cioè è quella che potete trovare anche qua sopra, quindi quella di default. Andiamo a selezionarla, poi scegliamo un nome, io per esempio metto il video youtube.exe. Mi raccomando, nel nome del client non andate a digitare spazi, e mi raccomando mettete l'estensione .exe, potete averla anche qua. Quindi dopo aver fatto questo, digitiamo invio,
creazione del client in corso, creazione del client completata. Vi ricordo, per avviare il client dovete avere sempre, e dico sempre, qualsiasi antivirus disabilitato. Andiamo sulla cartella di DOSRAT Master, poi DOSRAT, e ci troveremo un nuovo file. Andiamo a cliccare. Ovviamente se avete un antivirus tipo anche Microsoft Defender, questo file ve lo rimuove senza che voi ve ne accorgiate, oppure quando lo andate a premere vi dice che è un virus e dopo successivamente ve lo rimuove, quindi disattivatelo. Vi ricordo, è un virus che è comandato da noi, quindi è innocuo. Poi andiamo su C, come possiamo vedere già ci sono connessioni 1, quindi è questo PC, e andiamo su andiamo a digitare la C, poi andiamo su 0, connesso con Loren, cioè è il mio nome utente del computer. Andiamo a digitare help e abbiamo tutti i comandi. Ovviamente io ve lo farò vedere uno, massimo due. Per esempio vi voglio far vedere: fa vibrare il puntatore del mouse, MVB. Andiamo a digitare MVB. Prima di farvi provare, che questa cosa ci ho messo mezz'ora a capirla, non scrivete in maiuscolo. Qua c'è scritto maiuscolo, in maiuscolo, però dovete scriverlo in minuscolo, perché se scrivete in maiuscolo, vi faccio vedere, vi dà questo errore. Quindi no, quindi se scrivete in minuscolo, boom, server vibrazione del mouse attivata e trema il mouse. Sì, lo possiamo andare a muovere, si può usare, ma è un po' impossibile. Poi per disattivarlo premiamo MVBR. La maggior parte dei comandi per disattivarli ci vuole la R, si mette la R, quindi che ne so, MVB. Per disattivarlo MVBR, quindi se io vado a scrivo MVBR, invio, boom. Poi ho provato questo qua, il CD, o apri il vano CD, CDC per chiuderlo, e fa spaventare, raga, ma proprio ora vi faccio proprio una registrazione in tempo reale, che vi faccio vedere che si apre il vano CD, cioè ora vi faccio una registrazione. Perfetto, allora vi metto flash così si vede. Ovviamente il mio è fisso, quindi c'ha il vano CD. Andiamo a digitare CDO. Pronti? Avete sentito questo rumore? E no, non l'ho attivato io, è stato proprio DOSRAT. Per andarlo a chiuderlo andiamo a premere CDC, boom, quindi funziona. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Vi ho fatto vedere anche il vano CD, il mouse, vi devo ancora far vedere altre cose. Ho provato anche quello dei pixel, alcuni rimangono per 2 minuti in più dopo che l'hai disabilitato, però dopo si tolgono. Questo è veramente, ma veramente, fa veramente paura. Spegni il PC in remoto, riavvia il PC in remoto, trigger il blue screen of death, apri il vano CD. Io non abbiamo provato in questo video uno. Io ho provato riavvio il PC in remoto e funziona. Ovviamente io non li provo questi qua, perché sennò poi mi va in pappa OBS e mi va a fantregi la registrazione, quindi non lo faccio. Ragazzi, i link sono qua sotto in descrizione, quindi i link sono qua sotto in descrizione di GitHub. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, e arrivederci.